sentenza della Corte d'Assise di Trieste del Senato, che ha prosciolto per vizio totale di mente e Hamdoumian, che è fatti noti nell'ottobre del 19, avevano ucciso strutture di Trieste, agenti di polizia, dove aver sottratto a loro le pistole, quindi due pistole, e lo condanna per questo. E lo ha condannato a 30 anni di ricovero in REMS, pur rimanendo in attesa delle motivazioni di questa sentenza, come conferenza salute mentale Franco Basaglia, che qui rappresento insieme alla Società della Ragione, rappresentata principalmente da Franco Corleone, anche tra le tante cose garante delle persone private della libertà della città di Udine, e dal Forum Salute Mentale, rappresentato da Peppe Dell'Acqua, psichiatra, tra l'altro psichiatra e già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, abbiamo voluto riaprire il dibattito intorno alle questioni della capacità di intendere, di volere, le responsabilità delle persone con disturbo mentale, ma anche sul processo di superamento degli OPG, sulle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, sulla tutela della salute mentale in carcere. Ci è parso necessario riaprire una discussione, questa discussione qui a Trieste, non soltanto a livello nazionale, questa città che da 50 anni è stata protagonista nel processo di destituzionalizzazione della psichiatria. Trieste ha vissuto il grande passaggio del manicomio al territorio, all'apertura dei centri di salute mentale, ai percorsi di inclusione e di cittadinanza delle persone con disturbo mentale. Tutto questo fra dibattiti, conflitti, ma come molti dicono, come molti ci dicono, è cresciuta in questo processo, che è stato processo di allargamento della democrazia. Oggi ci pare che questo processo stia subendo un tentativo di arresto. Oggi assistiamo a riemergere in alcune aree tecniche e politiche della voglia di porre un limite a questo processo, di farlo arretrare, di stabilire separatezze, di rialzare muri, di contrastare partecipazione e confronto. In nome di una presunta neutralità tecnica, mentre si accusa l'altro di ideologia, si continuano a fare scelte di parte. Ritorna la richiesta alla psichiatria di controllo sociale. Emerge il tentativo di far prevalere culture e pratiche sicuritarie. Riemerge il bisogno di riaffermare percorsi speciali per le persone con disturbo mentale o marginali. Di fronte a questo, noi sentiamo la necessità, con serenità ma anche con fermezza, di fermare questo processo, di dire no a questo processo di arretramento culturale delle pratiche. Rispetto alla vicenda giudiziaria di Meran, poniamo alle istituzioni di questa città, la città, alcune domande. Come è prevalso, come il tribunale fa, il giudizio di un solo peritto su quello di un collegio peritale che per più di 9 mesi ha lavorato con attenzione, producendo un attento e scrupoloso dossier? Com'è possibile rinchiudere totalmente nella malattia un'azione così complessa e articolata come quella di Alejandro Meran, togliendogli qualsiasi intenzionalità e responsabilità? In base a quale articolato di legge o ragionamento è possibile condannare una persona a 30 anni da scontare in una struttura terapeutico-riabilitativa, quale è la REMS, che invece è definita per legge come una struttura
transitoria finalizzata al recupero terapeutico della persona, com'è possibile affermare, come si sta facendo nel tribunale, che va scelto una REMS per NEAM capace di contenere la pericolosità sociale dell'uomo? La legge 9 e le successive che hanno tracciato il percorso di superamento degli OPG, peraltro non ancora terminato, e che istituiscono le REMS, non prevedono REMS con differenza capacità contenitiva. Per concludere, noi riteniamo che le persone, allorché commette un reato, debba essere giudicata per quello che fa e non per quello che è. Se portatrice di sofferenza mentale, deve rimanere titolare di diritti, tra cui quello al processo, e di responsabilità. Ha quindi diritto ad una pena, godendo eventualmente, a parità con gli altri cittadini, dei benefici previsti dalla legge. Nel carcere ha diritto alla cura e ad un programma terapeutico riabilitativo personalizzato. In questa direzione va il progetto di legge a firma dell'onorevole Maggio, che mi è stato dato e che oggi noi presentiamo, sulle misure relative all'imputabilità e le misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale. Presentiamo questo testo con convinzione, avendo partecipato come associazione, come soggetti istituzionali, come esperti, alla sua discussione e realizzazione. Lo presentiamo con convinzione, anche rispondendo alle richieste della Corte Costituzionale che con la sentenza 22 del febbraio di quest'anno, del febbraio del 22, ha confermato essere processo costituzionale il processo di superamento degli OPG, ma anche chiamato alla produzione di una legge organica su questa tematica. Noi riteniamo che questa proposta di legge possa rispondere anche a questa richiesta della Corte Costituzionale. Ecco, dopo aver brevemente dato le ragioni, do la parola a Franco Corleone, che ha lavorato intensamente a questa proposta di legge, oltre ad essere stato firmatario ovviamente di una legge negli anni 90, dicevamo nel 93, 97, ecco, sempre sulla imputabilità della persona capace con problemi di salute mentale, e successivamente prenderà la parola grazie. Volevo dire che Giovanna del Giudice e io facciamo parte anche dell'osservatorio nazionale che è stato costituito nei mesi scorsi per monitorare l'applicazione della legge 81 che ha sancito la chiusura degli OPG, del manicomio giudiziario, insomma, una volta manicomio criminale. E sono contento di essere a Trieste perché parlare di queste cose è come avere una garanzia di lunga vita e un elisir, perché ne discutemmo decenni fa, perché la prima proposta di legge che io presentai prima nel 1991, poi nel 1996, quando all'inizio di legislatura si presentano le proposte di legge, ma io diventai sottosegretario alla giustizia, quindi la proposta di legge mia in quella legislatura era anche in qualche modo, e come sottosegretario cercai di sostenere la soluzione. Purtroppo non andò in porto. E questo per dire che discutemmo qui a Trieste proprio con Sandro Margara di quale alternativa per la chiusura degli OPG.
Io già allora presentavo la proposta per andare alla radice del problema, cioè superare il codice Rocco, la logica del doppio binario, della differenziazione, e eliminare la non imputabilità in nome della responsabilità. Il motto che la libertà è terapeutica è conosciuto da tutti. Io sostengo anche che la responsabilità è terapeutica, e quindi di fronte a, come è stato detto bene, la persona che compie un reato, pur in condizioni di soggettive caratterizzate probabilmente anche da una disabilità psicosociale, questa è la definizione internazionale che noi abbiamo riproposto, non quella di malato di mente, ma persona con disabilità psicosociale. Bene. Infermo di mente. Sì, infermo. Ecco, noi diciamo che questa persona ha comunque il diritto al giudizio, e veniamo confortati da questa proposta, da questa soluzione, dal fatto che le persone oggi che invece vengono prosciolte per incapacità totale di intendere volere, e che però contemporaneamente subiscono una misura di sicurezza per pericolosità sociale, perché questo è l'insieme, è la tenaglia, proscioglimento per incapacità e contemporaneamente giudizio di pericolosità sociale sulla base di una o due perizie diverse, una per l'incapacità e una per la pericolosità sociale, oppure per risparmiare può essere un perito solo che fa due al pezzo di una. E a quel punto c'è la misura di sicurezza che prima era in OPG e oggi è nella residenza, appunto per l'esecuzione della misura di sicurezza. Ora, gli psichiatri che governano le REMS ci dicono che le persone in realtà chiedono il riconoscimento della loro responsabilità invece che essere prosciolte per incapacità, cioè riaffermano la voglia di essere, di avere una soggettività rispettata. Questo alcuni, e quindi la proposta di legge, lo dico in maniera poi voi la potete vedere, è l'idea centrale questa di dare una piena dignità attraverso l'attribuzione. Questo riconoscimento ovviamente che conseguenze ha dopo il giudizio? Una conseguenza però lineare e limpida rispetto al percorso di cui a Trieste si è verificata la terribilità rispetto alle famiglie delle vittime, rispetto alla soluzione inventata, 30 anni di REMS che non esiste giuridicamente, eccetera, ma perché una misura di sicurezza in realtà così lunga ce la dovranno spiegare. In realtà nella proposta noi facciamo delle eliminazioni. Voi pensate, il codice Rocco festeggia i 90 anni e io mi domando sempre come i ministri della giustizia non abbiano l'ambizione di avere un codice a loro nome per cancellare quello del 1930-31, ancora nei codici, se voi aprite alla prima pagina, c'è il codice firmato da Vittorio Emanuele III, da Mussolini e da Alfredo Rocco. Non c'è il codice repubblicano, e questa è incredibile, nonostante si siano fatte 4-5 commissioni, no? Per il nuovo codice penale abbiamo sempre questo. Noi almeno lo aggrediamo su questo punto, gli articoli 88, 89 e gli altri, eccetera. Noi eliminiamo quindi la non imputabilità, quindi il proscioglimento e le
misure di sicurezza specifiche e affrontiamo a quel punto le persone. Non c'è più differenza tra i rei folli e i folli rei, perché c'è un'uguaglianza di trattamento. Qualcuno che non si è mai, che non è mai stato abolizionista del carcere, che non si è mai occupato della vergogna degli OPG, della orrendi manicomi civili, come abbiamo fatto noi che siamo qua, quando presentiamo questa proposta alzano lamentele dicendo: ma voi volete mettere in carcere i malati? Il problema è che nell'OPG, l'OPG era un carcere, perché era diretto da un direttore di carcere dell'amministrazione penitenziaria, ma mai nessuno ha posto questo problema. Adesso viene posto. Allora, noi diciamo in realtà che noi non vogliamo in carcere quasi nessuno, se non le persone che hanno compiuto orribili delitti contro la persona, ma forse anche qualcuno che fa reati economici potrebbe starci, insomma, no? Ecco, non ci piace che il 50% dei detenuti siano in relazione alla legge sulle droghe, o per piccolo spaccio, per consumo, o per reati attinenti alla condizione di vita di tossicodipendenza. Ecco. Ci dicono: ma voi volete mettere i malati in carcere? No, noi infatti prevediamo in questa proposta di legge, che è raffinata rispetto alle mie del 96, c'è stato un lavoro di 2 anni di gruppi di lavoro a cui hanno partecipato moltissime persone, abbiamo introdotto una circostanza attenuante per le condizioni di svantaggio, ad evitare anche che ci sia una condanna all'ergastolo, perché ormai le condanne all'ergastolo vengono date a piene mani, per di più ergastolo ostativo, che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, il Parlamento ancora non ha affrontato. Bene, noi cosa diciamo? C'è la condanna. In carcere ci deve essere il Dipartimento di Salute Mentale, che affronta le condizioni di tutti i detenuti, anche quelli che hanno compiuto un reato o lo compiono anche magari in carcere, perché ci sono persone che compiono reati anche in carcere, che sia violenza verso un altro detenuto, violenza contro la polizia penitenziaria, danneggiamento. Quindi un Dipartimento di Salute Mentale presente che affronta la situazione di tutti. Chi ha quelle condizioni di disabilità che abbiamo detto e che ha compiuto un reato può chiedere una misura alternativa alla detenzione in luoghi mirati adeguati alla sua condizione, quindi non una REMS in cui ci sono persone con caratteristiche di patologia diverse, ma individuando il luogo giusto per quella persona che ha compiuto un reato, per cui è stata condannata senza essere perseguitata, senza però lo stigma di incapacitazione, e gli viene proposto la misura alternativa al carcere in un luogo che può essere dal più basso, una casa famiglia, al più alto in relazione al suo livello di... Più alto quale potrebbe essere? Possono essere delle strutture terapeutiche equivalenti, insomma, a quello che può essere una struttura psichiatrica per le persone. Ovviamente ci sono diversi livelli. C'è alto, basso e relativo alla disabilità. Sì, certo. Quindi può essere la casa famiglia, può essere la misura... Anche a seconda del reato, quindi, però si parla in questo caso. In relazione può essere sia al reato compiuto, ma soprattutto alla
psicologia, allo Stato, e quindi c'è una gradazione, insomma. Questo è il modello molto chiaro, molto limpido, per cui non c'è un punto, uno stigma di appunto infermo di mente, incapace, che comunque viene prosciolto, assolto, ma poi va comunque per. Diciamo che nella struttura che si è fatta con la legge 81, si sono, gli OPG. Per chiudere gli OPG, eccetera, si sono stabilite delle regole, cioè la territorialità, il fatto che la misura di sicurezza deve essere commisurata alla pena prevista per il reato compiuto, quindi non più gli ergastoli bianchi, e in questo senso la nostra proposta è coerente, perché se anche la misura di sicurezza è legata alla pena prevista per il reato compiuto, beh, la nostra proposta è coerente, quindi, perché dice non facciamo misura di sicurezza, ma un giudizio per il reato compiuto e la possibilità della misura fuori dal carcere per il percorso relativo, non a una misura di sicurezza che poi può essere ripetuta, no? Eccetera, ma invece una misura di una pena prevista, la condanna, che ha anche molti più diritti, perché la misura di sicurezza non offre diritti, mentre il giudizio offre dei diritti, e questo l'ha sottolineato la Corte Costituzionale nella sentenza, dicendo che il ricovero in habeas con misure di sicurezza non garantisce l'esercizio di diritti fondamentali di questa forma di detenzione, perché poi la misura di sicurezza è misura di sicurezza detentiva. Poi si è tolta la D, ma in realtà quando nasce la REMS è REMS D, misura di sicurezza detentiva. Quindi noi togliamo il velo di ipocrisia con questa proposta e diciamo superiamo il codice Rocco, il doppio binario, queste ipocrisie di incapacitazione, che perché poi la formula è incapace di intendere e volere al momento del fatto, ma in realtà il giudizio di pericolosità sociale si riflette sul futuro, e quindi l'incapacitazione è tutta una ipocrisia che noi vogliamo rompere e fare una cosa lì. Se a Trieste, se ci fosse stata questa legge, a Trieste ci sarebbe stato un giudizio, un omicidio, una pena prevista e l'individuazione del luogo. Io so che adesso il condannato alla REMS, a 30 anni di REMS, che è divertente questa formula, non sanno dove mettere. Esatto. Io chiamo ogni giorno la procura per sapere se hanno trovato questa struttura, non sanno dove, non prevista per lei, questa struttura che insomma contiene questa altissima pericolosità, sì, ma non ancora sanno dove metterlo. Allora io mi taccio, perché mi pare che su questo che siamo sull'argomento, ma poi sì, passo la parola a lei che voglio dire qualcosa. Se valgono le leggi come valgono per tutti, la REMS è conseguenza del riconoscimento della pericolosità sociale. Noi abbiamo, oltre che del disturbo mentale, ma la pericolosità sociale già dai primi anni 80, alcune sentenze della Corte Costituzionale ci dicono: nel momento in cui viene a mancare il giudizio di pericolosità sociale, la persona non sta più nel manicomio giudiziario, diceva lui. Alla stessa maniera, se un perito o chiunque sia va a verificare la pericolosità sociale della persona, che sia stato che il giudice di Trieste stupidamente abbia detto 30 anni, 50 anni, 60 anni,
non c'è niente a che vedere con il fatto che se la persona non è riconosciuta pericolosa socialmente, anche questi criteri che avrebbe sottoposto a cosa, deve uscire dalla REMS. Quindi quando i giudici o chi che sia dicono però il manicomio giudiziario è una garanzia di sicurezza sociale, non lo era mai prima, e né le REMS possono essere adesso sicurezza sociale, se non appunto con tutte le articolazioni che si devono immaginare. Insomma, si dice va lì perché così siamo più sicuri, non è affatto vero, perché questo signor Vera, che mi auguro che stia per tutta la vita, o non mi auguro nulla perché poi non capisco questo accanimento, va bene, e può uscire anche domani mattina, teoricamente. Molto da questo sì? punto di vista vorrei chiedere, davanti alla sentenza dei 30 anni, caso C, non c'è quindi una rivalutazione della pericolosità sì. sociale? Sì, ogni sì, sei mesi. Ogni sei mesi ci deve essere. Sì, lui in realtà, se posso dire, commentare questa decisione, è che io penso che sia motivata dalla paura delle reazioni, e quindi se avessero potuto dire, anzi avrebbero potuto dire l'ergastolo, non si capisce perché non hanno detto l'ergastolo in REMS, perché in realtà quando vi ho detto che per le REMS è prevista la pena massima prevista per il reato e quindi con una lunghezza con determinate contenuta e rivalutata, non c'è il limite per un reato che preveda l'ergastolo, quindi avrebbero potuto dire anche l'ergastolo, no, non l'hanno detto, hanno detto 30 anni, ma sbagliando completamente la dinamica che poi... Secondo voi lui in un carcere come... Ma siccome è un mostro, non possiamo dirlo, è già diventato una mostruosità assoluta. No, dal punto di vista clinico, eccetera, una persona simile, diciamo, questo grado di pericolosità, insomma, no? Può essere curato in carcere? Vabbè, questa è una bella domanda, però non so se deve dire qualcosa. Ma questo vale. Cioè il carcere è una struttura idonea dove poterlo curare? Appunto, noi abbiamo detto intanto che pensiamo anche a misure alternative al carcere, ma in carcere ci sono malati di cancro, malati di... noi ci siamo battuti per l'equiparazione della questione del danno fisico a quello mentale, e una sentenza della Corte Costituzionale della Cartabia di qualche anno fa ha affrontato questo problema. Prima c'era la possibilità di riconoscimento di misura alternativa se uno aveva una patologia fisica, quella mentale no. Adesso c'è anche questa possibilità. Curare, bisogna che ci siano le strutture di Dipartimento di Salute Mentale e anche che siano in carcere, eccetera. Adesso io ho saputo che hanno diffuso questa cosa che su questa persona, che se piglia i farmaci è uno splendido commensale, quindi il problema è che sia in REMS o altrove, ma bisogna costringerlo a prendere i farmaci, e allora vabbè, comunque vedremo come andrà a finire. Rotelli, purtroppo mi piace moltissimo, ma devo dare uno sottolineare due cose. La prima, io ho cominciato la mia carriera di psichiatra nel manicomio giudiziario, Castiglione delle Filiere, 40 anni fa. E ho scritto 50 anni. E ho scritto allora quello che continuo a pensare oggi. Non esiste nessuna base scientifica che giustifichi la capacità di un perito di poter giudicare la totale incapacità di intendere, di volere di una persona a causa della malattia mentale nel momento in cui ha commesso il fatto che di solito è avvenuto 2, 3, 4, 6, 8 mesi prima. Il perito deve giudicare lo stato di incapacità totale contestualmente ha commesso
c'è il medico. Secondo, l'altra domanda che di solito c'è nella perizia, se la persona è pericolosa a sé e agli altri, anche questa, qual è la base scientifica che consente al perito di stabilire che questa persona è pericolosa a sé e agli altri? Sono domande che non hanno una risposta scientificamente fondata, sono domande assurde. Allora, un perito, cioè un medico, dovrebbe essere compulsato semplicemente sul trattamento eventualmente. Se si tratta, se il giudice pensa che questa persona ha un grave problema, dovrebbe chiamare una perizia che dica: una volta condannata questa persona, c'è un percorso terapeutico che viene raccomandato? Io giudice vedo che questa persona ha dei problemi, quindi nel momento in cui la condanno vorrei sapere anche in sede di trattamento quale cura migliore possa esserci per questa persona, quale trattamento possa esserci per questa persona. Punto, questa è la domanda da fare un medico, ma non domande da stregone. Era incapace di intendere di volere nel momento in cui ha commesso il reato 6 mesi prima, è persona pericolosa se agli altri, domande che non hanno, ripeto, mai potuto essere convalidate da nessuna attestazione di scientificità. Punto, mi fermo lì. Queste domande dovrebbero sparire dal codice, le persone dovrebbero essere giudicate come chiunque altro sul trattamento dopo il giudizio, poi si apre una discussione sulle opportunità, sulle cose più intelligenti da fare, e lì i medici possono forse avere qualcosa da dire, ma lì non su dei giudizi astratti e di cui non hanno nessuna competenza e che sono del tutto privi di fare scientifica. E quindi la proposta di legge è molto importante perché toglie di mezzo questi equivoci che veramente sono ormai insopportabili. Leggere l'articolo 1, soppressione dell'articolo 88 e 89, cosa ha a che vedere con questo, cioè con la domanda che il giudice fa se la persona è totalmente incapace di intendere di volere o se al momento in cui c'erano delle condizioni da poter valutare scemate, diminuite le sue capacità. Proprio al primo numero che era. E nucleo, insomma, dal punto di vista, come dire, poi dobbiamo una professionale, cioè il giudice fa le domande, però poi i professionisti danno le risposte. Insomma, non c'è una. Cioè, perché danno risposte se non è possibile? Perché, scusa? Perché danno risposte? Perché rispondono? Stabilite che possono dare. Allora, la storia è lunga. Abbiamo anche l'antipatia. Sì, vabbè, ma voglio dire. Qua si dice, no, REMS, giudici, psichiatri, lo scontro tra la giustizia e la psichiatria. Alla fine dell'Ottocento, i giudici, di fronte a questi delitti più o meno ferrati, più o meno incomprensibili, che non sanno cosa fare per queste persone, chiedono sostegno a una psichiatria nascente. C'è una psichiatria, quella che ancora oggi noi vediamo, che ha le sue radici fortissime ai fine dell'Ottocento, nella cosiddetta positivismo scientifico, Lombroso, tanto per fare un nome. Quella cultura psichiatrica che adesso è rafforzata dalle neuroscienze. Che adesso, questa sì, è la versione. Le neuroscienze che vengono psichiatrizzate, sì. Dalle psichiatri, ma le neuroscienze non dicono. Allora, quindi in buona fede sono convinti di poter dare una risposta. Come dici? No, i psichiatri all'epoca sono talmente convinti di poter dare una risposta che accettano di essere i servitori della giustizia per tutto il secolo che viene, perché quello significa far dare potere a una disciplina che era alla ricerca di se stesse. Ma di come stanno nascendo il positivismo scientifico? Ma oggi però, oggi purtroppo, finisco il ragionamento perché non voglio, sono due domande importanti le vostre. Oggi purtroppo esistono non degli epipoli, delle correnti, neanche tanto sotterranee, che si rifanno a quel paradigma scientifico, al positivismo. Quando voi parlate di diagnosi, di farmaci, di cervello, lui dice di neuroscienze, stiamo parlando. Allora, la ricerca, no, che il giudice fa,
e molte volte lo fa con buona, così, buona coscienza, con una oggettività di quei giudizi che Rodelli ha detto sono infondati, vengono confermati dal perito che altrettanto dice quelle cose che dice, ritenendo di aver fatto delle valutazioni oggettive su queste cose. In realtà, se voi leggete 100 perizie psichiatriche, la oggettività non c'è mai. Esiste ovviamente una tensione costante tra la soggettività, la cultura del perito, tra il mandato che ha fatto il giudice, tra quelli che sono i rumori che ci sono nell'organizzazione sociale e politica, e alla fine quella perizia o quella di invalidità diventa un compromesso che tutti accettano. A quel punto questo compromesso diventa la verità assoluta, tanto che noi abbiamo sostenuto per 2 secoli il manicomio giudiziario con tutto quell'orrore che era, che voi non avrete più la possibilità di entrarci dentro, ma chi come noi, come me, c'è entrato, c'è stato per un bel po' di tempo, sa bene che cos'era, non era il carcere, era il carcere e il manicomio. Bene, sapete tutto questo. Detto questo, io credo, e qui vedi Franco, continuo a vedere la estrema difficoltà, perché questa legge che dice approviamo l'articolo 88-89, in realtà cosa dice? Io adesso ti condanno a quello che prevede il codice. Hai ucciso? 10 anni, 20 anni, 30 anni. Apro e chiudo una parentesi. Ci sono 2 casi che si sono succeduti nel corso del tempo. Uno, forse voi lo sapete, ve lo ricordate. Cabobo, un ghanese, un ragazzo ghanese, che a Milano, dopo una peripezia in tutto lo stivale che sta qua, sta là, dorme in un cantiere, edile, si sveglia la mattina verso le 4, le 5, con una sbarra di ferro. Le prime 4 persone che incontra le uccide. Ovviamente si discute, ci sono quelli che vogliono il carcere, buttare la chiave, che dicono di andare in carcere, quelli che dicono no, ma questo forse è così. Viene fatta una perizia psichiatrica da 2 periti assolutamente, che io stimo molto peraltro, cioè critici. Bisogna avere un pensiero critico, ma sapere quali sono i limiti, no, delle parole che noi diciamo. La perizia viene fatta da una criminologa che si chiama Merzagora e da un criminologo. Questi dicono che questo Cabò, dopo aver ascoltato, dopo aver sentito il mediatore culturale, eccetera, eccetera, è parzialmente, insomma, no? C'ha una ridotta capacità di intervenire. Il giudice accoglie questa perizia e condanna Cabò a 20 anni, siamo ancora in regime dell'ospedale psichiatrico, a 20 anni di carcere, con l'obbligo di rivedere l'eventuale pericolosità al momento di fine pena. Cabò sta in carcere. Lei mi domanda, ma se stesse male? Se stesse male viene curato. Se noi oggi leggiamo, poi c'è un altro caso ancora che devo ricordare, se noi oggi leggiamo di degli orrori che accadono nelle carceri di Torino piuttosto che di Roma, eccetera, eccetera, non è perché le persone non possono essere curate in carcere, come se il disturbo mentale fosse qualche cosa che ha a che vedere con ministeri stellari, è perché esistono dei pregiudizi. Esistono delle carenze formidabili, esistono le mancanze totali di un sistema di salute mentale che non si è sviluppato bene da nessuna parte, o non si è sviluppato affatto. Quando questa legge dice che c'è il Dipartimento di Salute Mentale, quando la legge 81 che chiude gli ospedali psichiatrici giudiziari dice che c'è il Dipartimento di Salute Mentale che deve governare REMS, quando nel lavoro in carcere per la sua, ma c'è il Dipartimento di Salute Mentale. Ma se il Dipartimento di Salute Mentale non c'è e viene fracassato, come tra l'altro delinquenzialmente stanno tentando di fare nella nostra regione a Trieste, l'assessore Cardi, che stanno distruggendo tutto, altrove la distruzione è stata già fatta. Allora è possibile curare in carcere, altro che. Noi abbiamo cominciato ad andare nel carcere di Trieste nel 1978. Io e il dottor Real siamo andati per 5 anni, un giorno sì, un giorno no, un giorno io, un giorno lui, e poi l'abbiamo territorializzato. Non è mai successo nulla di tutto questo. Certo, avevamo dei problemi che in qualche modo andavano affrontati, considerando tutte le possibilità che ci sono per il detenuto. E non sono soltanto stare in carcere, io vengo e ti do la pillola. Ci sta la possibilità di essere, se in una situazione di crisi, ricoverato, ma ricoverato per un tempo
limitato nel servizio di diagnosi e cura, ci sta addirittura la possibilità, cosa che abbiamo messo in campo, la sospensione della pena per garantire alla persona l'accesso alle cure. C'è stata una ragazza triestina che tanti anni fa ha ucciso una rivale in amore che teneva lei, non so se vi ricordate, non faccio nome, non mi ricordo, bene, ha fatto un percorso straordinario, centro di salute mentale, carcere, poi è stata sospesa la pena, è stata per un anno in cura nei servizi e poi ha concluso la pena nel carcere di Venezia, nelle sezioni femminili. Sono tutte cose possibili, naturalmente, se esistono, sono tutte cose possibili. Sì, lei parla, diciamo, di una persona viene condannata come sono anche nella nostra proposta delle attenuanti. Sì, diciamo, per quindi, la persona capoce, viene condannata a 20 anni perché viene riconosciuto la sua capacità limitata, personale, condannata, va in carcere, dopodiché se sta male viene qua. Lo stretto rapporto con il Dipartimento di Salute Mentale, se necessario ovviamente, ok, stabilisce di volta in volta, giorno per giorno, quello che può essere necessario, la riabilitazione. Esatto, d'accordo con il giudice di sorveglianza, se è condannato a 20 anni. C'è una cosa modulare in base a come questa persona sta. L'obiettivo generale, scusami, è quella soggettivazione, soggettivare la pena, soggettivare la cura. Quando i giudici di Trieste, sulla base di una perizia, questa ve la dico che è un gossip, no? L'altro perito si chiama Ferracuti. Sì. Ed è figlio d'arte. Se siete andati a vedere il film, Aldo Moro, quello di Marco Belloni, no. Ferracuti, sì, che è l'autore di un volumone di psichiatria forense, è il padre di questo Ferracuti. Ed è genetica, no? Qualcuno la psichiatria forense si passa. Questo Ferracuti è il consulente di Cossiga. Ed è lo psichiatra perito, il padre di questo, che però ha trasmesso al figlio. Ha invalidato Aldo Moro. Quindi, ultima cosa per dire che non è così, qui è veramente. Quindi per lei Meran andava giudicato, inserito in un carcere, condannato e poi assieme al Dipartimento di Salute Mentale andava studiata una terapia, un percorso riabilitativo che poteva. Ho detto anche, insisto, che nella proposta di legge c'è la previsione anche di uscita dal carcere con misura alternativa. Quindi è chiaro che mentre uno è in carcere, poteva anche fare un periodo in una EMS per dire poi rientrare in una EMS, insomma, in una struttura. Quindi la EMS voi le cancellereste? Se c'è questa proposta, sì. Che si fanno cose individuali. Si entra in un certo modo. Si entra perché si è prosciolti in REMS, no? E quindi perché c'è il giudizio di incapacità. Quindi le REMS sono comunque inadeguate come sono adesso strutturate, secondo voi? In realtà le REMS hanno risposto alla legge che c'è. In molta misura hanno risposto adeguatamente, alcune meglio, alcune peggio. Il problema è che c'è un rischio di nostalgia del manicomio e quindi che questa, noi pensiamo che dalle REMS si debba approfondire il percorso per arrivare a una riforma radicale che vada alla radice del problema. Se invece si interrompe questo percorso e si sogna che la REMS sia un sostituto dell'OPG, un piccolo OPG, questo non va bene. Io vorrei spendere due parole sulla sua domanda, però. Sì. Prima di parlare della REMS, che non funziona, dobbiamo dire che non sta funzionando l'invio di REMS, cioè non è rispettoso della legge 81, che è l'ultima legge che chiude il percorso del funzionamento degli OPG, che individua nell'invio
REMS, l'invio in REMS come un invio residuale, soltanto in casi assolutamente estremi. E noi abbiamo anche delle indicazioni sul numero, sui numeri. Oggi i magistrati, l'ha detto, fanno un uso abbondante dell'invio in REMS, un uso abbondante e pericoloso, che ha fatto anche scoppiare questa situazione in maniera, non direi voluta, ma insomma in maniera preoccupante. E che nasce, ci sono anche delle persone che stanno sine titulo in carcere, e questo è assolutamente sbagliato. Ma dobbiamo definire il perché c'è una grande lista di attesa e perché si parla che il numero di posti in REMS è insufficiente. È insufficiente perché non si rispetta la legge e perché si sta mandando moltissime persone che potrebbero avere percorsi assolutamente diversi, a partire dal lavoro importante con i centri di salute mentale nel territorio. Guardate che ci sono ancora numerose persone in REMS che hanno commesso i reati di questo tipo, oltraggio pubblico ufficiale, ubriachezza o molestia, e rimangono lì per questi reati. Quindi non è applicata la legge nei termini in cui è stata pensata e immaginata la legge 81 come risposta residuale. Ma d'altra parte abbiamo poca sempre fiducia avuto nelle risposte residuali. Di che numeri parliamo? Com'è? Parliamo di 600 circa persone in REMS, oggi, per un totale di circa 20-22 REMS. 31 REMS, al momento sono 600 persone, ne sono in questi anni di funzionamento delle REMS, ne sono usciti più di 1000. Usciti più di 1000? Sì, che sono stati per la misura di sicurezza, quindi il meccanismo ha funzionato da questo punto di vista, cioè non sono entrati e rimasti per sempre. C'è la lista d'attesa che è formata da persone molto spesso con una misura non definitiva ma provvisoria, e questi non dovrebbero assolutamente entrare in REMS. Noi suggeriamo che ci sia la misura, per esempio, della libertà vigilata. Ma voi conoscete qualche struttura, diciamo, visto che Procura ritiene ci siano strutture con gradi di... La Procura ritiene a che titolo? No, questa è una domanda. Hanno parlato di una struttura idonea a contenere... Ecco, però la mia domanda... Ad esempio, la mia domanda è quella di Aulesina, non avrebbe queste... Ma chi l'ha detto? In Italia. Voglio sapere quali... Ma insomma... Io so tutta questa storia, perché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è alla ricerca di una REMS che garantisca la non evasione. Sì, ma poi perché c'è quella di Aulesina, a parte che non è disponibile, sempre le nostre amministrazioni, chiamiamole per nome. Cioè, voi conoscete qualche struttura in Italia, queste REMS, che hanno delle caratteristiche diverse? Mi scusi, sì. Le conosciamo? In Veneto? No, mi scusi, noi le conosciamo e non siamo d'accordo con il carattere estremamente custodialistico delle REMS, anzi lo denunciamo. Quindi non è che noi vogliamo REMS custodialistico. Ho capito, la legge non prevede. Però io ho guardato Aulesina, per dire, sono andata a vedere Aulesina e ho guardato una appena inaugurata l'anno scorso in Veneto, e sono, hanno due caratteristiche completamente diverse. Anche i servizi di salute mentale a Trieste hanno caratteristiche completamente diverse. Forniamo quindi cosa c'è? Ci sono 30 come quella veneta, ci sono ci sono 30 ci sono 30 REMS che sono molto diverse, sì, come le carceri italiane, certo. Sono quasi 200 e non sono tutte uguali, sì. Io, e quindi ci sono, il problema è il principio di territorialità. Allora, per Meraglia si dice che questo principio di territorialità non vale perché lui è venuto dalla Germania, quindi sì, si può
Ovviamente noi conosciamo delle REMS molto aperte che sono fondate sulla legge e alcune invece che hanno delle strutture di protezione fatte di sbarre, eccetera. Sempre però esterne, non sbarre alle finestre, quasi no, nessuno. Però no, anche internamente, diciamo, la REMS, questa di locale, sicuramente, come lei sta dicendo, ce n'è una in Lazio che sta per costruire. Sono, diciamo, non esci dalle parti, non esci dall'appartamento, in pratica. Beh, hanno gli spazi esterni. Sì, no? sì, però tutti... Però, diciamo che però, adesso... Le guardie giurate, noi no? Stiamo... Ma le guardie giurate devono stare fuori, non dentro, insomma c'è tutta una discussione. C'è il problema di un ritorno e una nostalgia dell'OPG e quindi noi dobbiamo contrastare questo e noi non dobbiamo andare appunto a cercare la REMS che è simile a una prigione o al manicomio. Però io volevo dire che, almeno questo deve essere chiaro, che il carcere è sovraffollato, si stanno male tutti in carcere, noi non vogliamo che ci stiano altre persone male. Il carcere ha bisogno di una riforma profonda e eliminare il sovraffollamento, se non si incide su questo, certo, tutto peggiora, anche per il carcere diventa patogeno e anche dal punto di vista delle relazioni fra i detenuti e la polizia penitenziaria, le situazioni peggiorano. Quindi noi vogliamo che ci sia meno gente in carcere per i reati ricordati prima relativi per esempio alla legge sulle droghe. E vi par possibile, ieri abbiamo fatto un convegno a Udine, che uno entri in carcere dopo 10 anni dal fatto per un residuo pena di 7 giorni? Cioè, è possibile, cioè capitano anche queste cose. Allora, il carcere non funziona, ha bisogno di una grande riforma, noi ci auguriamo che ci sia, ci sono le misure alternative da applicare adeguatamente e questo deve essere la via da perseguire. Per quanto riguarda le perizie, voi ricordate il caso Breivik in Norvegia? Stavo per dirlo adesso. Ci furono due perizie, una che diceva che era matto, quello che ha ammazzato 80 persone, sì, e una che diceva che per fortuna il tribunale scelse la perizia che diceva che era responsabile, ha avuto la condanna al massimo della pena, non c'è l'ergastolo in Norvegia, a 21 anni mi pare, e alla fine dei 21 anni ci sarà una nuova valutazione. Però, quindi, la scientificità delle perizie, come vedete, è sotto gli occhi di tutti. Una diceva che era matto, una no. Il tribunale ha deciso per quella che era responsabile e l'ha giudicato e ha fatto bene, a mio parere. E quindi questa è la via in realtà che va percorsa, quella della responsabilità e poi della cura, dell'atteggiamento terapeutico e della alternativa al carcere. Ma non solo, voi pensate... Certo che se si fa poi il manicomio in carcere questo non va bene, come non vanno bene i centri per paraplegici in carcere. Noi abbiamo a Parma un centro per i detenuti, no? Che hanno patologie fisiche gravissime e invece di dargli l'incompatibilità con il carcere vengono tenuti in quelle condizioni. Uscire leggermente dal seminato dal punto di vista tecnico, no? Cioè, voi avete menzionato più volte questa nostalgia verso... Non l'ho detto, io no. Ok. Perché succede?
cioè ha dei risvolti che sono anche sociali, politici, di propaganda, di semplicemente no, far sentire magari una certa parte politica e partitica la voce nel nome della sicurezza, nel nome della certezza di questo e di quell'altro, insomma le chiacchiere che facciamo ormai nella vita, oppure c'è qualcosa di più, cioè la società sta cambiando, è una domanda da $1 milione, lo so, è molto difficile. È eterno questo problema, è eterno, il problema della diversità, il problema dell'anomalia, della normalità è eterno. Come ho detto prima, a un certo punto in Europa, a partire dalle scienze positive, si è detto queste diversità, queste anomalie, non nascono nello Stato borghese, se volete, no, nascono le carceri, nascono i contratti di lavoro, i bambini non possono lavorare nelle miniere, si vanno a scuole elementari, le psichiatrie vengono invitate, vengono costrette a occuparsi di questa anomalia. Viene, viene, no, vengo ucciso, il padre, la madre, non so, Foucault qualche volta la lezione di pure. Ora, tutto questo crea una cultura che è questa. La malattia mentale è una diversità che è caratterizzata da almeno tre caratteristiche che si fa fatica a smontare. La pericolosità. Il malato di mente è pericoloso. Il malato di mente è inguaribile. Il malato di mente è incomprensibile. Quando il malato di mente, che ce ne stanno migliaia, commette un reato, questi tre attributi, che sono tutti infondati, diventano quello che diventano. A questo punto, quello che avrebbe dovuto accadere, che dovrebbe accadere non solo in Italia ma in Europa, è una critica seria a questo modello culturale, scientifico che ho nominato prima. Cioè non c'è nessun fondamento per dire che la malattia mentale è pericolosa, che il malato diventa pericoloso, che è inguaribile, eccetera, eccetera. Tra l'altro, le modalità di cura, di rapporto, le modalità di analisi di questo sono talmente cambiate rispetto alla fine dell'Ottocento che oggi guarire da un disturbo mentale severo non è la chimera, insomma, no? Allora, quello che succede è che le culture che non sono cambiate, io a questo punto non parlo né dei direttori di carcere, né dei ministri, e né tantomeno dei giudici, che qui a Trieste hanno fatto una cosa veramente incredibile, cioè andranno all'inferno secondo me, ma comunque, perché è proprio stupido quello che hanno fatto. Ma è la psichiatria che non è cambiata. Noi qui ci siamo illusi di aver cambiato la cultura psichiatrica e l'abbiamo cambiata qui a Trieste. Tant'è che per quando vogliono cercare di distruggerla non ci riescono, perché si è radicata. Ma cosa vuol dire? Che abbiamo fatto all'epoca, a partire dal 1978, legge di riforma sanitaria, della grande riforma sanitaria, abbiamo deciso di mettere al centro, è una scelta di campo che è una scommessa incredibile per un paese democratico come il nostro, ci fa onore per questo, di mettere al centro la persona, con tutti i suoi bisogni, con tutti i suoi disastri, con tutte le sue disarmonie. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto. E la legge 180, che sta nella legge 833, fa questa scelta di campo. I malati di mente sono da quel momento cittadini a tutti gli effetti. La Tina Anselmi, che era presidente, era ministra della salute all'epoca, afferma questo, lo dice a tutti. Adesso questa è la scommessa. Le psichiatrie questo passo non l'hanno fatto, perché le psichiatrie per farsi hanno bisogno di rendere oggetto l'altro. Merano non può esistere se non oggetto, se non macchina di guerra. Non so se mi spiego. Quando io parlavo del ferragutico, non so, intendevo dire, voi capite che sulle lettere di Moro la psichiatria decide di dire che quelle sono scritte perché uno c'ha o non c'ha. Allora, la scelta di campo che abbiamo fatto e che abbiamo desiderato che si facesse era quella di riconsiderare sempre il soggetto, lo dice anche la conferenza di Helsinki, il cittadino, quindi i diritti, il soggetto, quindi l'individualità, non esiste gli schizofrenici, i malati di mente, esistono singole persone che hanno singole disabilità, problemi, eccetera, eccetera, ed esiste la persona, cioè significa la dignità, l'etica, insomma, che noi dobbiamo acquisire. Se tutte queste cose qua
sono diventate progressivamente qualcosa da disattendere, perché non ci sono i soldi, perché ci vediamo cambio, perché le università non educano a questi livelli qui, arriva poi che facciamo altre leggi che sono conseguenze di questa, perché quella di chi manicomi vorrebbe che i servizi di salute mentale fossero superattivi, questa qui vuole che i servizi di salute mentale siano superattivi, ma se non lo sono, ecco che giustamente lei dice, ma sono adeguate le regole, le REMS sono adeguate per come sono state pensate. Il problema poi è che se le REMS non sono, perché quello che pensano gli psichiatri, o il direttore del carcere di Trieste, io non so come ci hanno mandato per vedere questo qua, potete scrivere, perché ha detto delle cose su una rivista Trieste Oggi. No, noi abbiamo pubblicato un'intervista. Ma tu hai letto quelle interviste che ci ha dato? È una roba. Le larghe umane. Infatti l'azienda sanitaria poi ha voluto replicare. Beh, ha voluto replicare per fortuna, che era almeno. Aspetta che concluda. Detto questo, questa cosa, se la REMS sono, ma le REMS non sono il luogo, la struttura che sostituisce l'ospedale psichiatrico. Non è il luogo, non so se mi spiego. Il direttore del carcere di Trieste vorrebbe una per provincia come dependenza del carcere. I magistrati fanno le cose che fanno, tanto che si fanno in lista d'attesa, perché pensano che quello è il luogo che sostituisce materialmente, fisicamente il manicomio. Non è così. La REMS, nel momento in cui si struttura come luogo, ha attorno una quantità di condizioni, che sono quella del magistrato con il servizio sociale, con i dipartimenti di salute mentale, che deve di volta in volta formulare un progetto terapeutico, riabilitativo, individuale, che non deve prevedere necessariamente la persistenza della crisi, ma può essere fatto appunto a carico del dipartimento di salute mentale, di una comunità. Qui a Trieste non è il luogo dove la gente scappa, non scappa nessuno. Ma è stato fatto pensando che questi signori che vengono detenuti stanno insieme agli altri, per cui è un centro di uno con due stanze per fare. Però se non comprendiamo tutto questo, che il rapporto con le persone in carcere come fuori riesce, veramente riesce a fare le cose, arriviamo a questo punto. Ma io però volevo dire una cosa molto semplice per rispondere alla sua domanda, che è una domanda complessa, semplifico molto. È evidente che ci sono delle contraddizioni e dei conflitti del sociale che sono oggi qui e davanti ai nostri occhi. E il problema è che si sta tentando, questo è il mio parere, ancora una volta, invece che di affrontare queste contraddizioni e questi conflitti che nel sociale sono prodotti, nella comunità si sono prodotti, nella politica si sono prodotti, si tende a rimandarli ad altri. E il problema è quando noi abbiamo detto che c'è una domanda un'altra volta che affiora di controllo sociale, diciamo pure che la psichiatria deve non accettare questa domanda di controllo sociale. Ci siamo liberati della sudditanza alla giustizia, siamo usciti da questo rapporto di inferiorità e di delega che la magistratura ha fatto a noi, di una serie di contraddizioni. Bene, bisogna andare in questa situazione. È una risposta semplice alla sua domanda. Però insomma siamo in processi complessi e dobbiamo affrontarli nella complessità senza accettare la delega come psichiatria da parte del sociale o da parte delle istituzioni. Ecco, quindi in questo senso stiamo assistendo anche ad un processo politico, certamente. Uscire dall'aula giudiziaria e occuparsi della cura, come? Uscire dall'aula giudiziaria e occuparsi della cura. Sì, il nostro compito è occuparsi di curare le persone. Curare la persona significa prendersi in carico la persona e non solo la malattia della persona. Io penso che però la domanda che viene, perché si riferisce a questo termine che io ho usato di rimpianto, no? Insomma, l'Italia ha fatto una rivoluzione. Prima con la legge 180 e poi con la chiusura degli OPG.
abbiamo fatto due rivoluzioni, è inutile che ce lo nascondiamo, dobbiamo essere fieri di avere fatto una rivoluzione. Gli OPG erano stati tralasciati dalla legge 180 perché era pericoloso occuparsene allora assieme, no? Non poteva neanche Franco perché erano sotto il Ministero delle Giustizia. E quindi, fatta questa rivoluzione di chiusura degli OPG, che è una cosa che ci ha messo, è all'avanguardia in Europa, nel mondo, però è una rivoluzione che non ha toccato i fondamenti giuridici, il codice Rocco, eccetera. Quindi ha bisogno, a mio parere, l'ho sostenuto dall'inizio, io sono stato commissario per la chiusura degli OPG dal 2016 al 2017, ho sempre sostenuto che occorreva una riforma, perché abbiamo dato una botta, una rivoluzione, l'abbiamo fatta, ma poi va costruita, perché la Corte Costituzionale, quando è stata investita del caso dal giudice di Tivoli, ha detto: beh, occorrono degli interventi legislativi, come ha ricordato Giovanna del giudice all'inizio. La nostra risposta è ovviamente molto incisiva da questo punto di vista, perché siccome le contraddizioni ci sono, perché insomma chiudere gli OPG non è semplice e ci sono dei problemi, dalle crisi e dalle contraddizioni o si esce in avanti o si torna indietro. La nostra proposta è per uscire in avanti, questo, e non è una proposta di testimonianza, vuole essere un elemento della discussione vera. Io volevo aggiungere due cose. Io credo che nella nostra pratica di tecnici della salute mentale abbiamo anche evidenziato che le persone che sono cambiate vogliono essere giudicate per quello che fanno, chiedono di non essere che la malattia non inglobi e chiedono di rispondere agli atti che hanno fatto. E da ultimo, è un percorso quello in cui siamo. Dopo la legge 180 e prima della riforma del disegno di legge delle proposte di Corleone, già nell'83 il Senato della Repubblica, con delle firme importanti, mi piace leggere, faceva una proposta di legge sull'imputabilità del malato mente autore dei reati, proprio perché era passato un periodo dopo la legge 180, con la legge 180 che aveva cambiato, che ratificava il cambiamento di una cultura rispetto alla malattia mentale. Questo disegno di legge di Luigi Grossi, firmato anche da Lozzini, e da Rossanda e da Franca Ungaro Basaglia, mi piace ricordare questi nomi. Quindi voglio dire, è un percorso lungo che è iniziato già allora, come sono iniziate subito le sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato l'invio negli OPG pur rimanendo il codice penale, proprio perché ormai eravamo passati da tutto quello che Peppe ha descritto con notizie in particolare sulla cultura positivistica della malattia mentale. Quindi eravamo entrati in una nuova fase e bisogna oggi continuare questa fase. Quindi io ho detto all'inizio che bisogna interrompere il processo che vuole un percorso attuale, che vuole farci tornare indietro. Io concordo su questo. Si sta tentando di farci tornare indietro e noi continuiamo a dire di no e speriamo che continuiamo a farlo anche con questa città che, dico, è stata protagonista. Forse un nemico possiamo anche individuare. Io come codice alimentare avrei detto dire, dico a Franco, che c'è il Parlamento, una legge proposta da Virgilio, da Luigi Manconi, attualmente il Parlamento, l'onorevole Carnevale al Senato, la Roderì, che è una legge che vuole cercare di rendere diffusa e governabile la legge 180 senza cambiare. Il nemico, se io devo individuare il nemico, è la trascuratezza assoluta, la noncuranza assoluta sulle politiche di salute mentale nelle regioni.
ci sono 20 regioni, 20 sistemi di salute mentale, tanti cittadini non riescono a godere dei diritti costituzionali. Voi a Trieste siete super fortunati, no, ma fuori di qui dovreste vedere quello che succede. Ora, lo dico alla Francia, questa legge Maggi e la legge cosiddetta di Grillino, cioè, dovrebbero viaggiare insieme, perché dal 1978 in avanti tutto ciò che è venuto per cercare di amplificare e rendere vivibile la vita delle persone, anche negli estremi, no, delle periferie, dell'Aino, quello che volete, vengono vanificati perché non c'è un cambiamento né culturale, né politico, né organizzativo, né di risorse. In Italia per la salute mentale si spende il 3,2%, scendiamo se 2,9% di quello che è il budget per la sanità, che è più basso, siamo secondultimi o terzultimi, insomma, no? in Europa. In Francia si spende il 12%, c'hanno più fiori di manufoco, in Finlandia. Ora, se questo non accade, noi purtroppo possiamo continuare a cantare allo certo di sì, vuole dire una cosa prima che ci lasciamo. Se posso una cosa. Ma veramente sì. Sì, faccio anche il microfono per Telequattro, sì. Posso dire brevemente, allora, 3 minuti, sono uno psichiatra anch'io, ho lavorato 25 anni a Trieste, 14 anni in Alto Adige, ho portato la psichiatria di Trieste in una parte dell'Alto Adige che è Merano, e lì adesso sono in pensione, sto facendo diverse perizie per il Tribunale di Trieste e anche a Bolzano faccio diverse perizie per il Tribunale di Bolzano. E spesso e volentieri le persone che avevano fatto reati venivano dichiarate soltanto semi-infermi di mente, quindi venivano condannate a una pena inferiore a quella che avrebbero avuto se non fossero state semi-infermi di mente, però condannate, non prosciolte. E cosa succedeva? Succedeva in molti casi, abbiamo concordato con il Tribunale di Sorveglianza che queste persone condannate venivano collocate nella casa Basaglia di Merano, che era una struttura con 20 posti letto gestita sempre a porte aperte. Le persone condannate stavano nella casa Basaglia, veniva la polizia a verificare che fossero dentro, loro capivano che se la polizia non li tornava in carcere, si guardavano bene da allontanarsi, dimostrando di essere non totalmente incapaci di intendere. Secondo me questo significa che A, bisognerebbe abolire l'articolo 88 del codice penale, B, l'articolo 89 io non sarei per abolirlo, sarei per riformarlo, trasformandolo in maniera che il giudice chieda al perito quanto percentuale di capacità, quanto percentuale di incapacità per elaborare la condanna secondo della capacità e dell'incapacità. Io feci qua a Trieste quella perizia molti anni fa per quella ragazza che aveva ucciso un'altra ragazza che aveva fatto, eccetera. Poi non la vidi più, seppi però che lei aveva detto, le feci la perizia in carcere utile quella volta, seppi però che lei aveva dichiarato che il carcere gli aveva fatto bene. E questo secondo me è un'affermazione fondamentale. E mentre essere dichiarati incapaci intende volere totalmente, non essere condannati ma prosciolti, il prosciolto cosa capisce della differenza tra proscioglimento e soluzione? Grazie. Io adesso ho sentito stamattina alla radio in macchina che c'è stato forse a Napoli il caso di una donna che ha gettato l'acido a due sorelle nipoti. La cosa che mi ha impressionato, queste tutte giovani, sia le vittime che la colpevole, per futili motivi, e di fronte a questo che testimonia un aumento dell'aggressività, della violenza dei minori, hanno intervistato il prefetto perché si è affidata al prefetto la questione. Cioè, voi pensate che è abbastanza incredibile, no? Che di fronte
fronte alla, a questo problema si intervista il prefetto e dice lui come bisogna intervenire quando o è una questione di salute, è una questione sociale, eccetera, il prefetto, cioè l'invasione del territorio, per questo è un segno dei tempi anche questo. Va bene, grazie. Grazie a te che ci avete